Chi ha il telefono? Buon pomeriggio. Sì, Pronto? pronto? Sì, la Sì, sentiamo. sono Stefano, sono un odontoiatra, Ben trovato, chiamo da Lecce. Stefano. Prego, faccia Sì. pure la sua domanda. Io vorrei chiedere al professore, visto che noi siamo dei soggetti esposti in prima persona nella cura dei nostri pazienti e lavoriamo a distanza di circa 30 centimetri dalla bocca e quindi dall'aerosol dei nostri pazienti, e poiché la mascherina rappresenta una difesa solo fisica contro i virus, perché non, volevo chiedere al professore, sarebbe opportuno che noi prendessimo delle altre precauzioni, per esempio sciogliendo in bocca, nella nostra bocca naturalmente, delle compresse a base di lisozima, che è un antivirale. E poi vorrei chiedere anche al professore, non si potrebbe pensare a delle mascherine particolari già impregnate con delle sostanze antivirali che comunque abbatterebbero I la rischi, lei carica e dice. la virulenza di, esatto, delle mascherine medicate che abbatterebbero la carica virale, perché noi siamo particolarmente esposti quando Chiaro, ricominceremo a Stefano, lavorare. è chiara la sua Sì. domanda. Sentiamo la risposta del professor Cauda. Professore, le devo chiedere brevità Per perché sono fuori la tempo massimo. lisozima no, non ci sono mascherine medicate, bisogna utilizzare mascherine FFP2 o P3 perché è molto a rischio, il doppio guanto, lo schermo e gli occhiali. Questo è quello che si deve utilizzare, mettendo in atto queste misure il rischio si riduce grandemente. Grazie al professor Cauda, grazie davvero per...